Un piccolo capolavoro low budget che ha contribuito alla nascita di film come Independence Day e molti altri. Sears, che prevalentemente ha diretto film di genere western, riesce a realizzare un prodotto fantascientifico anni 50 coi fiocchi. In piena guerra fredda che descrive la paranoia quotidiana e la paura per l'ignoto di quello che non si conosce. La regia è semplice, senza complicati movimenti di macchina. La sceneggiatura è scritta come se fosse un reportage televisivo, intrattenendo abbastanza per via del ritmo rapido e veloce. Gli effetti speciali in stop motion di Harryhausen sono a dir poco buoni e attuali, mostrando costantemente i realistici dischi volanti, ispirati da alcune foto di avvistamenti dell'epoca che sorvolano le bellissime location del mondo. Buone anche le sequenze con la retroproiezione. Sufficienti rimangono i costumi degli alieni che assomigliano a dei robot. La recitazione è discreta e rimane anonimo il cast artistico di cui non spicca nessuno. Un prodotto fantascientifico ingenuo che contiene tutti gli elementi del genere e, tenendo anche conto che in quel periodo è stato realizzato, è spettacolare. Voto 7.